Ludovica Ariosto nasce a Reggio Emilia nel 1474 e muore nel 1533. Fu legato, egli e anche il padre di Ariosto, prima il padre, poi Ludovico stesso, fu legato alla famiglia degli Estensi a Ferrara. Ludovico lavorò come ambasciatore per svolgere mansioni diplomatiche, come commissario al governo della Garfagnana, prima con Ippolito d'Este e poi con Alfonso d'Este. Quando morì il padre, ebbe a carico la sua numerosa famiglia, composta da 10 fratelli e una sorella. Sposò di nascosto Alessandra Benucci nel 1527 per non perdere i benefici ecclesiastici, da cui ebbe un figlio. Egli visse fino alla fine dei suoi giorni la casa di via Mirasole a Ferrara con il fratello paralitico, aveva un fratello paralitico, e il figlio. Le composizioni di Ariosto, compose dei Carmina, delle poesie latine, delle commedie, ma soprattutto Sette satire e il famoso poema cavalleresco L'Orlando Furioso in 46 canti. La terza edizione dell'Orlando Furioso è datata al 1532. Le satire furono composte tra il 1517 e il 1524. Va bene. Allora, scrisse queste satire che svolgono la funzione quasi di un diario pubblico. Satire in poesia, usa la terzina di endecasillabi, il tono adoperato è realistico e familiare. Queste satire, come se fossero delle lettere inviate al destinatario, a cui dedica ciascuna satira, egli descrive i problemi familiari, racconta episodi della propria vita. E i temi affrontati sono, per esempio, la vita al servizio, la triste, difficile vita al servizio dei potenti, l'amore per la libertà, l'ideale di una vita modesta, non nel lusso, ma che pratica l'aurea mediocritas, cioè l'aurea, la dorata via di mezzo, di ascendenza oraziana. Altra tematica è la misoginia e l'anticlericalismo a causa della corruzione morale della Chiesa. Quindi troviamo informazioni sulla vita di Ariosto dalle satire, come per esempio il periodo in cui visse in Garfagnana, un luogo selvaggio dove c'erano anche i banditi, periodo triste della vita di Ariosto. Oppure il suo rifiuto di seguire Ippolito d'Este in Ungheria. Si ricorda anche la necessità di trovare un buon insegnante per il figlio, e la Satira Sesta. Oppure dei vantaggi e svantaggi del matrimonio. E sono diverse anche le tecniche adoperate, le satire, perché oltre all'elemento discorsivo c'è anche un'inserzione di favole apologo, dialoghi immaginari, di novellette licenziose. Ciò per cui noi ricordiamo soprattutto Ludovico Ariosto è per la composizione del poema cavalleresco L'Orlando Furioso. Ebbe 3 edizioni, l'ultima del 32, sicuramente già nel 1500. Sette aveva già messo mano all'opera, è composto da 4.822 ottave e quindi un totale di 38.576 versi. L'ultima edizione subì un intervento toscanizzante sulla lingua, sull'esempio delle prose di Pietro Bembo. Allora, la trama è smisurata,
fantasiosa e immaginifica. Possiamo individuare alcuni temi presenti in Orlando Furioso, come il tema della fuga. Inizia proprio con Angelica che fugge. Si apre il poema col tema della fuga. La bellezza di Angelica crea contrasti nell'accampamento saraceno di Agramante, così come in quello di Carlo Magno. I due cugini, Rinaldo e Orlando, entrano in contrasto e Carlo Magno affida la donzella al saggio Luca Namo. Fin qui Boiardo aveva già raccontato. Ma si inserisce Ariosto con l'inizio del suo poema, quando il Duca Namo viene fatto prigioniero dai Saraceni, Angelica scappa. All'inseguimento di Angelica si pone Rinaldo e Angelica scappa su un palafreno fino a giungere a una riviera. Incominciano una serie di avventure. Il tema della fuga, Angelica sarà sempre in fuga finché non scomparirà dopo essersi sposata un non un cavaliere, ma qualsiasi sottoposto, appunto, dopo aver sposato Medoro, che non è un cavaliere. Angelica è pagana, cioè è una donna non cristiana, ma musulmana. Il tema dell'amore. Esistono filtri d'amore. Il tema del viaggio. Luoghi toponomasticamente fantastici, verso cui i cavalieri sono indirizzati per compiere le loro gesta. Il tema dell'incantamento, il tema del disincantamento, il tema della cavalleria, il tema del volo, il tema della guerra tra musulmani e cristiani, il tema delle creature meravigliose, mostruose. Quindi adesso associo ai temi personaggi. Angelica, il tema della fuga, ma anche il tema dell'amore, Angelica e Medoro, nel tema dell'amore, Bradamante e Ruggero, da cui verrà la famiglia degli Estensi, da questo matrimonio. Ruggero è pagano, Bradamante è cristiana, Angelica è una pagana, così come lo è Medoro. Di Angelica si innamora Orlando, che è un cristiano. Il tema del volo, per i protagonisti soprattutto, Astolfo e l'Ippogrifo, che è un cavallo alato. Tema della magia, esistono delle maghe come Melissa, Alcina, Melissa la maga buona, Alcina la maga cattiva, il mago Atlante, tutore di Ruggero, esistono anelli magici che rendono invisibili, corni che sconfiggono coloro sono il nemico. Poi il tema della cavalleria, della cortesia, Rinaldo, il tema della guerra, la guerra tra saraceni e cristiani con Carlo Agramante, ma il furioso saraceno Rodomonte. Creature meravigliose come l'orca, l'ippogrifo, ci sono anche i presenze di gigante. E mille altre avventure e invenzioni ariostesche, che è un festival della fantasia e dell'immaginazione. Al centro di tutto, il centro del poema, sicuramente, è la pazzia di Orlando. Orlando che scopre l'amore tra Angelica e Medoro e sfoga la furia contro le piante e gli animali. Com'è che scopre questo amore? Lo scopre perché Angelica e Medoro lasciano segno del loro sentimento dappertutto, scrivendo nella roccia, nelle pietre, negli alberi. Angelica ama Medoro e Medoro ama Angelica. E quindi Orlando impazzisce, fa cose che non avrebbe fatto mai. Da saggio, e arriva anche a uccidere il cavallo di Medoro, ma nell'inseguimento non raggiunge Angelica che scompare per sempre. Il seno di Orlando verrà recuperato da Astolfo, a cui è dedicato appunto il tema del volo e del viaggio. Astolfo, che grazie all'ippogrifo, questo cavallo alato, raggiungerà il paradiso. Raggiungerà la luna e lì il cielo della luna si riprenderà il senno di Orlando per restituirlo a questo paladino, il quale, riavutolo, riprenderà la guerra contro i Mori e i Saraceni. Il termine del poema è con la morte di Rodomonte e da una parte e col matrimonio di Ruggero e Bradamante dall'altra. Questi due fatti, diciamo che danno il fine
questo lungo e meraviglioso poema.